E benvenuti nuovamente a Shadow of Mordor, questo fantastico giochino. Continuiamo a giocare e vediamo oggi di riuscire a sconfiggere qualche altro boss. Non abbiamo niente da dover prendere, non abbiamo niente di fantastico, niente di speciale, niente di bellissimo. Non mi ricordo se avevo fatto vedere che avevamo sbloccato un po' di campagne in più. Abbiamo Shelob, abbiamo. Ma non possiamo farci nulla con Shelob. No, però lui mi dice di sì, vediamo un po'. Oh, possiamo iscrivere questi qua. Non possiamo iscrivere più niente che non ha. Sì, ce l'ha fatto fare. Ok, questo non possiamo farlo. Questo non possiamo farlo. Ok, perfetto, non possiamo più fare nient'altro. Torniamo indietro, vediamo un po'. Possiamo fare anche alcune cosucce qua, noi scriviamo un po' di roba, qua, qua, qua e là. Ok, non possiamo fare queste, d'accordo. Abbiamo anche Talion da poter aumentare di livello. No, non possiamo, però possiamo potenziare i colpi. E Baranor, cosa possiamo fare su Baranor? Possiamo dargli un po' di iscrizioni. E adesso, le abbiamo prese tutte? No. Bene, ora che abbiamo un po' aumentato i campioni, ricominciamo a giocare e a. Aspetta, mi dice ancora Gorvin, mi dice qualcosa da fare. Sembrava di no, e invece anche lui bisogna un pochettino aumentarlo e. Ah, accidenti, ce ne mancano. Ce ne manca qualcuna, se no potevamo farlo evolvere. Bene, ora che abbiamo fatto. Cosa vuoi? Non mi interessa, non mi interessa. Ora che abbiamo fatto tutti, possiamo giocare. Ci sono degli eventi. Il lamento di Gimli. Gimli, figlio di Golin, è disponibile in questo evento del Signore di Guerra a tempo limitato. Sblocca Gimli. Sì che lo sblocchiamo, dai. Come funziona? Dov'è? Eccolo qua. Si blocca tra un giorno. Bene, noi ci giochiamo. Ah, dobbiamo arrivare almeno a livello 10. Accidenti. Siamo un pochettino di livello basso per poterlo fare. Noi ora andiamo in battaglia subito e vediamo di riuscire a. Ah, abbiamo due. Vediamo un po' quale prendiamo. Questo c'ha le asce, mi piace di più. Affronta! Il ponte oltre Morgulun. Ah, beh. Oh no, ho scontrato! Minas Morgus appartiene agli Uruk-hai. Tutto quello che è rimasto di Gondor marcisce per strada. Fai un altro passo, Gondoriano, e ti manderemo a marcire con loro. Alziamo un po' l'audio. Ma noi vinceremo! Che cosa? Cioè, era uno col potere speciale. Ci hai provato. Guardate Shelob com'è carina. Oh, maledetto, te che vai dietro, guarda un po', ma ti pare, ti sembra normale. Curatevi, miei prodi. Forse non dovrei mai farlo con lui, perché se riesco a uccidere. Di persona, primo colpo uno mi attacca anche gli altri. Ora proviamo con quelli più debolucci. No, si sono spostati tutti, maledetti. Vediamo un po'. Vedi, ne uccide uno, ne uccide due, ne uccide tre. Molto meglio. Molto meglio. Vittoria! E meno male che, no, che dovevamo morire. 3 stelline. Andiamo con le spade incrociate. Avanti, sì, andiamo verso la fine dei giorni. Ti piacerebbe vincere, ma noi vinceremo di più. Non ha senso quello che ho detto, ma muori, orchetto della malora. Oh, abbiamo caricato un po' di abilità speciali. Proviamo a usarle subito. Uno! E non ce l'ha fatta. No, invece no. Due ha fatti. Torna qua che stai morendo, come al solito. Accidenti. Ti dovete fermare qua perché. Devi tornare qui! Accidenti! Accidenti, accidenti, Berbolino, morite tutti.
Ma vedi che sono un po' sciocco io, eh. Muore sicuro questo, muore sicuro. Guardate come muore. È morto. È morto Jim. È morta anche lei. Mamma mia, sono troppo potenti questi. Ma ora rifacciamo la giocata ricominciando da capo, perché abbiamo sbagliato tutto. Abbiamo proprio sbagliato tutto qua. Noi lo rifacciamo perché sono sicuro che potremmo usare l'orco stavolta. Non ci abbiamo mica pensato. Useremo l'orco. A parte che sono fortissimi. Sono fortissimi questi qua. Veramente fortissimi. Richiamiamo l'orco in battaglia. Ma perché dovete spostarvi subito così? E l'orco è morto, ragazzi, c'è morto l'orco. Però vedete che adesso abbiamo usato un po' meglio le abilità. E siamo riusciti tutti a sopravvivere, tranne lui che ora si è appena ucciso da solo in pratica. Attenzione, forse riusciamo a fare il 100% 3 stelle. Ragazzi, visto la differenza? La differenza è che se noi prendiamo e utilizziamo i personaggi nel modo giusto, non moriamo. Battaglia! Ho detto battaglia! Forza! Che mor... Ah, non ho preso l'altro orchetto. Avevamo due orchetti, potevamo scegliere l'altro orchetto. Non ci ho pensato e questo ce la farà... Ci costerà un sacco. Perché avremo bisogno dell'orchetto. Abbiamo bisogno dell'orchetto. Questo ci ammazza. Non sto capendo. No, ma sta morendo da solo. È morto uno. È morto Jim. Aspettiamo. Adesso bisogna usare un po' di inventiva. Allora, dov'è la maggior concentrazione di nemici? Non lo so, questo è grosso però. Stiamo morendo più di tutti. Ovviamente ti sposti e non ti puoi curare. Ovviamente. È inferocito. Ma è anche morto oltre ad essere inferocito. No, è stato sconfitto. Ma ce l'abbiamo fatta. Con un po' più di travagliamento, con un po' più di sofferenza, ma ce l'abbiamo fatta. E ora vediamo se riusciamo a sconfiggere. Vedete? Questo qui non lo posso più usare perché l'ho usato, si deve ricaricare. Invece posso dargli questo super orcone, che abiliteremo tipo subito. Mancato, grandissimo. Siamo stati potentissimi qua. Forza, sconfiggete l'orchetto maledetto. Ok, one shottato. Fate arrivare l'orco potentissimo. Curatevi, miei prodi! Cosa è successo? È esploso qualcosa? Pensate che non conosco i vostri piani! Sciocchi! Ma noi usiamo tutti i nostri poteri e siamo già a dover sconfiggere il boss finale! Il boss delle torte! Tutto su di me e abbiamo vinto. Lo marchiamo o lo giustiziamo? Quello prima l'abbiamo giustiziato, direi che questo lo marchiamo. Marchiamolo a sangue. Ah!
cotolo sfuggente. Vittoria! Ricompense, un sacco di ricompense. Come siamo potenti e abbiamo abilitato il nuovo potente alzatori. Ma noi torneremo indietro perché adesso tecnicamente possiamo migliorare qualcosa. Abbiamo Baranor da migliorare. Cosa possiamo fare? Possiamo aumentare il grido provocatorio e la trancia. E non possiamo fare nient'altro. Possiamo però da qualche parte mandare gli orchi nelle fosse. Selezioniamo un orco. Selezioniamo il nostro nuovo amico, che dovrebbe essere lui. Selezioniamo un orco. Boh, non lo so, non capisco se è questo che devo fare. Vediamo un po' come se la cava. Oh, l'hai mancato. Ah, l'hai preso. Ah, così velocemente e facilmente. Ha vinto 40 corone. Selezionavo. Ma l'altro orco è morto? Cioè l'abbiamo perso? Non capisco. Noi stiamo, mi sa che stiamo uccidendo gli orchi. Oh, mancato. Ah, questo qua è potentissimo. Il nostro orco è potente. Ma non ha vinto niente. Bene, e adesso? Allora, vediamo. Sala dei morti. Sono morti. E abbiamo bisogno di questi qua per farli risuscitare. Ma io li lascerei morti. Mi stanno antipatici. Bene, lasciamo stare gli orchi che probabilmente abbiamo ucciso. E andiamo a vedere che altro possiamo fare. Eventi, il lamento di Gimli. Non possiamo farlo. Non abbiamo abbastanza livelli. Quindi non lo faremo. Mercato, il Palanni. No, non vogliamo spendere dei soldi. Aspettate un attimo, possiamo fare qualcosa forse. Gratis, ne abbiamo uno gratis. Usiamolo subito, ne abbiamo vinto un mantile gratis. Cosa abbiamo di... Ah, 100 monete. Ma io speravo in un nuovo personaggio fighissimo, non in 100 monete. Perché ne abbiamo già abbastanza di monete. E quindi niente ragazzi, per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di... Shadow of Mordor, discutiamo un po' di cose che abbiamo potenziato, avanzamento di livello, livello 8, riscuotiamo altri XP, siamo a livello 8, fra un pochino potremo fare cose nuove. Con oggi è tutto, ci vediamo alla prossima puntatona! Wow! Abbiamo aspetto da fare gli obiettivi, abbiamo da riscuotere gli obiettivi. Guardate quanta roba da riscuotere che non mi ero accorto! Mamma mia, un sacco di obiettivi da riscossi, forse ce ne sono altri qua sotto? No! Ragazzi, alla prossima volta. Ciao!